Buongiorno, cose inutili di merda. Cioè, vi chiamo cose inutili perché tanto questo video viene seguito giustamente da qualcuno, se lo vedo ovviamente. Più di più, se avete tanto dei pezzi di merda, cose inutili. Che cazzo mi servite, dico io, perciò ce l'ho con voi. Io vi maledico tutti i giorni, ci avete manca la dignità di togliermi. Qualcuno di voi, se preferisce sentire questo video, magari di ricevere gli insulti sui miei stati, di pezzi di merda, chi dà stramurte. E nessuno ha il coraggio di togliermi. Cioè, finché aspettate che se io che ve levo in massa a voi cose inutili di merda che non mi servite un cazzo, perché io per colpa vostra penso sempre a Valeria, purtroppo. Se io penso sempre a Valeria Ingassiale, a Sara Messina, tutto il resto del mondo, cioè che devo ringraziare voi merde, che giustamente lei, dopo che ha staccato con me, e stiamo parlando del 2018 quando gli piacevo, dopodiché ha avuto altre avventure, ha avuto altre situazioni, eccetera, eccetera. E attualmente io in una situazione, ovviamente, che ha fatto passare ogni depressione, eccetera. Giustamente, come per noi la parola magica è figa, per loro è banana la parola magica. Detto questo, io non ho avuto invece nessuna chance. Anzi, sono qui a rammentare lei, l'ultima donna con cui ho parlato, questo comunque ha avuto comunque qualcosa di costruttivo, anche se poi le fondamenta erano molto fragili, perché poi è bastato un niente, il mio carattere, per farlo allontanare. Cioè, il carattere di una persona è quello che ti piace di più, con i suoi difetti e pregi. Infatti a me piace il suo carattere con pregi e difetti, però ovviamente ora non posso più dire la stessa cosa, perché una persona che ti dimostra indifferenza, disistima e spreco, non ti caca come se fossi morto, nonostante tu provochi, ci mandi dei soldi, ci mandi, comunque cerchi un contatto, cerchi io sulla sua bacheca, guarda, dobbiamo parlare, guarda, io voglio solo sapere da te, no Valeria, io voglio solo sapere da te il perché tu mi segui, lascia stare il mio perché, perché giustamente io 2-3-4 mesi fa ero, diciamo tra virgolette, ancora malato di te, non che adesso ho smesso di esserlo tecnicamente, ma però sto combattendo, già ho fatto dei passi avanti, anche se ovviamente ti sto provocando, sto scrivendo certe cose su certi profili, sto comunque, ti ho inviato dei soldi, anche se penso non te lo invierò più, anche 55, che non vale neanche la pena di 5 centesimi. Giustamente voglio sapere perché tu mi segui, ci sarà un motivo, no? Non è che tu segui una persona tanto, non è che su questo profilo tu ti metti ogni morto di papa, perché è dal 24 giugno che non ti metti, poi siamo esattamente il 10 luglio e ancora ti devi mettere, il che la dice lunga su quanto tu sei inattivo su questo profilo. Giustamente non ci sta niente che ti interessa su una Messina di vedere, che cioè vedi la mia storia, la mia vita, magari gli stati che magari non ti metti più perché hai visto degli stati che non ti piacevano sui tuoi confronti, vabbè, potete anche dirmi, smetti di scrivere, io sono così, voglio sapere più di te, ti seguo tanto per, mi spieghi il motivo perché mi segui, ci sarà un motivo, no? Non credo che tu mi segui perché, allora, se è un'altra volta per la pietà e l'elemosina, io ti consiglio, valla a fare all'ennesimo uomo della tua vita, valla a fare i tuoi amichetti del cazzo all'elemosina, perché non lo voglio più. Guarda che sto luglio sta andando a merda, è iniziato una merda, perché nonostante le spese fatte, ho speso già per degli arretrati, di cui 1.000 euro date quel maiale del CAF che ha preso i soldi, anche il tempo che gli ho dato i soldi sulla macchina, sei proprio scappato come un forsennato, ho detto no, devo andare, giustamente ho avuto 1.000 euro in mano, ma che cazzo dice, che ti palla a fare con questo, ci sta niente la palla, 1.000 euro l'ha pigliata, lascia voi bocca a chi da stramorto. Quindi di cosa ci meravigliamo, ragazzi? Di cosa ci meravigliamo? Non mi meraviglio più di niente, la gente ormai, io mi aspetto solo merda. Io dalla gente e anche da conoscere. Premetto che io sto cedendo. Perché sto cedendo? Sottolineo, sto bevendo un'altra volta, sono aumentato dei chili un'altra volta che sto mangiando pure, sta bene. Sto cedendo, in parte mi sento sconfitto. Però il tempo c'è ancora a disposizione per migliorare, per. C'ho un tapiro lampo per fare esercizio, con i pesi, c'ho l'abbigliamento per farlo, la dieta posso ancora farla, i chili non sono poi tanto aumentato, sono 2-3 kg, sono aumentato, questi posso scenderli se faccio una buona dieta e sono costante. Però questo dipende da me,
Perché se aspetto gli altri, cioè in famiglia, sono più contenti se io bevo, mangio, piuttosto che faccio dieta. Sì, mi ha riconosciuto mio fratello, stai facendo la dieta, un po', un momento che stava un po' anche il brillo. Ho detto, guarda, so, mi fa piacere che tu hai una gran forza di coraggio. Poi, ovviamente, se devi farmi offrirmi una birra, ma offro, perché giustamente, io un po'. Ma non è una colpa di lui, perché c'è i suoi problemi, giustamente, sulla sua situazione. Poi c'è mia madre che è come se non mi aiutasse proprio, perché guarda più i difetti miei che i pregi. Poi sta i miei amici, giustamente, quei pochi che ho, dicono che è impossibile, che faccio la dieta, che scendo di peso. Ma principalmente sono solo, perché nessuno c'è vicino a me che mi dice Giovanni tu ce la devi fare con le tue forze. Avevo questa Valeria una volta, tempo fa, che mi sapeva ben spronare a fare la dieta. Poi lo facevo perché mi piaceva, quindi c'era il fatto di piacere, ci parlavo, c'era quella speranza, magari facevo la dieta, diventavo migliore e gli facevo, poi non è stato così. Non è cambiato un cazzo, perché comunque riguarda il carattere. Il carattere mio gli piace. Ma c'è la pazienza, va avanti. Cioè su quello si basa una persona sul carattere. Se non ci piace una persona caratterialmente vuol dire che non c'è niente. Può anche fare sesso, secondo me, perché anche sul sesso riguarda il lato caratteriale per farlo. E io altrimenti mi accontenterei pure quello con lei, sinceramente, anzi. Sarebbe almeno forse qualcosa che è di utile. Però vabbè, è andata così con Valeria. Lei era l'unica persona al mondo che sapeva spronarmi, che sapeva indirizzarmi bene. Purtroppo nella vita bisogna saperci fare da soli, perché non è facile perché tu, per esempio oggi non dovrei bere, tecnicamente non bere alcolici, dovrei mangiare il baccalà a pranzo e poi successivamente dovrei cominciare questa settimana in modo ferreo, però non è facile, non è vero, io sono solo come un cane a fare questa strada, questa battaglia, non c'ho nessuno, quindi non è che ho qualcuno vicino, qualcuno, dai Giovanni, dai forza, ce la fai, questo lo devo fare da solo, questo lavoro mentale che devo fare da solo. E non c'è più Valerio, non c'è più nessuno, tutto questo faccia da solo, tutto questo ragazzi, una buona giornata, buone cose, vi saluto. Diciamo che principalmente nella vita siamo soli, quindi non c'è niente di cui lamentarsi in questo senso, perché ci lamentiamo, a volte voglio far vittimista, sono solo, perché la verità io sono 50 cose inutili. Perché altrimenti non penserei sempre alla mia ex amica, che se avessi avuto una donna, una complice, anche per scoparci basta, magari non l'avrei più pensata, sinceramente parlando. Invece purtroppo la devo pensare per forza, perché è l'unica persona femminile con cui ho parlato, non dico proprio di recente, dopo un anno, e non c'è anche il verso di parlarci, perché sinceramente a volte io vorrei parlarci, ma lo dico, varrebbe la pena fare sempre che lavoro una volta a settimana, perché non ci sta una cosa, dice vieni qui e trombami. Allora si può fare, ma tu vai là e dici vabbè, solo per una chiacchierata dopo una settimana, messaggi limitati, non è cosa, detto questo, meglio così a questo punto. Questo è una buona giornata, buone cose.